Pipicciotti, sono Stulo e oggi siamo tornati in questo nuovo video vlog. Se vedete un vestito qua dietro è tutto normale, mi serve poi per stasera per fare una cosa. So che voi avete aperto questo video solo per il titolo, perché sarà stato di sicuro mi sono tatuato un tatuaggio, il mio primo tatuaggio. Quindi so che sarete curiosi, così non lo vedete, però adesso ve lo faccio vedere, ci arriviamo con calma. E cosa mi sono tatuato? Prima ve lo dico a voce, poi ve lo faccio vedere. Mi sono tatuato una Pokéball dietro il braccio. Ha un significato per me che non sto qua a spiegarvelo, perché sennò veramente il video durerebbe troppo, però ha un buon significato. Quando ve lo faccio vedere, se lo vedete un po' lucido, un po' magari ancora arrossato intorno, è normale perché l'ho fatto 2 giorni fa, quindi direi che è abbastanza normale. È lucido, poi vabbè, per la crema, perché gli ho messo sulla crema, se no si secca e si rovina. E niente, il tatuaggio in questione è questo. Non so quanto lo riuscirete a vederlo. Cioè, io ci sto provando un po' in tutti i modi a farvelo vedere. Ok, così sembrerebbe che si veda abbastanza bene. Comunque mi sono fatto dietro il braccio. Lasciate perdere anche la maglietta che ho su, mi serve perché se metto una mezza maniche poi qua mi sfrega e si rovina, solo per questo. E c'è anche il cappuccio swag. E quindi farò il video così adesso fino alla fine. Comunque volevo anche dire che sto mantenendo i capelli biondi, come potete vedere. Sono, cioè, più che biondi, sono quasi bianchi adesso, lasciate perdere che c'è la ricrescita, però sono quasi bianchi. E niente, il video praticamente è già finito, non c'è nient'altro da aggiungere perché il video era... è il mio primo tatuaggio, mi sono tatuato, non so ancora come chiamerò questo video, però sarà una cosa del genere per attirare i click, dato che ormai tatuaggi, capelli biondi, titoli clickbait sono all'ordine del giorno. Ormai sembra che tatuarsi sia diventata veramente una moda. Io l'ho fatto, ma è già da 2 anni che ho in mente di fare un tatuaggio. Non l'ho mai fatto prima, semplicemente perché ho paura degli aghi. E sinceramente, per uno che ha paura degli aghi, tatuarsi è un problema enorme. Però ero in ansia il giorno che l'ho fatto. Appena l'ho fatto mi sono sentito veramente, cioè, libero. Ho detto, ah, ma il male è tutto qua, cioè non c'è nient'altro da patire ed è solamente un graffiare, cioè io ho sentito graffiare sinceramente, e infatti non mi ha fatto male. Ho già detto al tatuatore che appena mi guarisce questo gli ne prenoto anche un altro e poi un altro, perché i tatuaggi devono essere dispari, quindi 2 non vanno bene, 3 vanno bene. Quindi per questo video è tutto, cioè non c'era nient'altro da dire. Io vi ringrazio per la visione, ditemi se vi piace il tatuaggio, se non vi piace, ditemi quello che volete, basta che commentate. Lasciate like se vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci rivediamo in un prossimo video.